Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Prima seduta d'ottava davvero molto molto positiva per tutti i listini, soprattutto europei e anche per Wall Street, che ha chiuso dopo già il buon rimbalzo registrato nell'ultima seduta della scorsa ottava, venerdì scorso. Ha registrato un'ottima seduta rialzista, molto ben impostato, soprattutto il Nasdaq che si è rivelato il miglior listino a Wall Street in salita del 2,20%, trascinata a rialzo soprattutto da una brillante Apple che dopo un periodo davvero piuttosto negativo ha realizzato ieri un rialzo del 7,5%. Molto ben impostati anche tutti gli altri listini, con S&P in salita del 2%, leggermente più debole, il Dow Jones comunque in crescita di oltre 1,5%. Bene, da un punto di vista tecnico potete vedere come abbia retto molto già nella giornata, molto bene nella giornata di venerdì scorso, l'area supportiva che avevamo evidenziato tra 1345 e 1341 che ha generato questo uptrend nelle ultime due sedute. Ieri sicuramente una giornata assolutamente direzionale, è stato raggiunto proprio nella serata di ieri il primo obiettivo rialzista che ci eravamo prefissati a 1385 punti. Attualmente poi nella seduta asiatica abbiamo registrato una fase assolutamente normale di trading range. Per la giornata odierna cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente un superamento dei massimi di ieri, quindi di area 1385, riporterebbe, richiamerebbe nuovi acquisti sul futuro americano, conducendo così l'S&P 500 al successivo obiettivo in area 1402, impostazione che nel breve rimane assolutamente rialzista. Per assistere ad un primo segnale di indebolimento di questo rialzo, dovremo assistere ad un breakout ribassista di 1374 punti. Ottimo rialzo come vi preannunciavo poc'anzi anche su tutti i mercati europei. La piazza più brillante è stata soprattutto appunto Piazza Affari in salita di oltre 3 punti percentuali, comunque tutti molto ben impostati anche gli altri listini europei e nello specifico come stiamo vedendo adesso Francoforte. In questo caso il futuro tedesco aveva raggiunto la scorsa ottava 6.978 dove avevamo evidenziato la formazione di un pattern armonico rialzista con un'estensione appunto di questo movimento. Raggiunto questo livello statico, vedete come sono ritornati gli acquisti nella giornata di ieri, raggiunta una prima area di resistenza importante che avevamo segnalato nella market view di ieri tra 7068 e 7062, dove c'è stato tuttavia solo un leggerissimo ritracciamento e poi sono ripartiti nuovamente gli acquisti, raggiungendo così poi in seconda battuta 7127. Vedete come questo proprio livello di resistenza sia sotto pressione in questi istanti, si stia tentando un breakout rialzista, segnale che darebbe una nuova spinta al rialzo al futuro tedesco, permettendo così a quest'ultimo di arrivare in area 7200 e poi successivamente anche di raggiungere il target finale a 7276 punti. Ottima tendenza, come vi dicevo, anche a Piazza Affari, in salita ieri di 3 punti percentuali, nonostante appunto il forte ribasso a cui avevamo assistito anche venerdì scorso con il FTSE MIB che si era rivelato il listino più debole in contrazione di oltre 2 punti. Apertura subito positiva nella giornata di ieri con la formazione che potete vedere di questo gap up che ha fatto proseguire la tendenza rialzista per tutta la giornata. Attualmente dobbiamo monitorare proprio i livelli battuti attualmente dal mercato, ovvero 15.260 punti, livello che c'è stato un tentativo ieri proprio negli ultimi minuti di contrattazione di venire appunto superato questo livello di resistenza, salvo assistere poi negli ultimi minuti a una leggerissima fase di storno. Chiusura proprio in area 15.260, nuovo segnale rialzista. In caso di superamento proprio dei massimi di ieri, quindi di 15.308, che riporterebbe il nostro futuro a 15.456 ed eventualmente anche fino a 15.686 punti, che definiamo almeno per il momento come obiettivo finale del movimento. Attenzione, qualora nei prossimi minuti, nelle prossime ore, non dovesse esserci un breakout, un superamento dei massimi di ieri, potrebbero prevalere
delle vendite delle prime prese di beneficio dopo l'ottimo rialzo di ieri, riportando Piazza Affari in area 15.000 punti. Segnale che tuttavia comunque non modificherebbe il nostro outlook positivo e appunto lasciando immutate le possibilità poi anche in seconda battuta di assistere ad una nuova fase rialzista. Ottimo segnale anche sull'Eurostox che dai minimi della scorsa settimana ha generato un ottimo movimento rialzista proprio nella seduta di ieri, attualmente ci troviamo in area 2491, in questo caso fissiamo come target rialzisti 2517-2526. Portiamoci adesso sul mercato Forex, euro sterlina. Vedete come anche in questo caso, dopo la definizione di questi importanti minimi in area 0,8010, il cross valutario abbia ritrovato una decisa forza e spinta rialzista. Attualmente siamo in area 0,8047, ci attendiamo una prosecuzione di questo movimento ascendente che porterà il cross valutario a definire nuovi massimi in area 0,8071, 0,8085. Ecco, massima attenzione a monitorare questi livelli di resistenza perché raggiunti questi ultimi potrebbe iniziare quantomeno una fase correttiva. Segnaliamo sempre dollaro americano contro yen giapponese, ancora in prossimità dei massimi di periodo in area 81,20. Attenzione perché a nostro avviso potrebbe essere giunto al termine questo movimento direzionale e generare poi nelle prossime sedute, nelle prossime settimane, una discesa fino a 79,35. C'era molta attenzione anche per la scorsa nottata, appunto per la riunione della Bank of Japan, dove tuttavia non sono stati diffusi particolari notizie a riguardo, con ovviamente tassi invariati e soprattutto un mantenimento della politica monetaria attuale. Ecco, attenzione perché dopo questo movimento rialzista, insomma, potrebbe prevalere una fase di contrazione sul cross valutario. Segnaliamo inoltre anche le prime decise vendite su dollaro americano contro dollaro canadese. Dopo il raggiungimento proprio la scorsa ottava del target in area 1,0052, vedete come siano iniziate le prime massicce vendite sul cross valutario e attualmente stiamo ritracciando di circa una figura. Ecco, attenzione perché questo movimento ribassista potrà proseguire anche nelle prossime giornate. Andiamo a vedere i dati macroeconomici più importanti della giornata odierna. Sul fronte europeo, da segnalare solamente l'Eurogruppo che si terrà nella giornata di oggi in merito alla situazione Grecia, quindi per decidere su eventualmente appunto nuovi aiuti al governo di Atene. Per quanto riguarda viceversa Wall Street, attenzione soprattutto da prestare alle 14.30 quando verranno diramati i permessi edilizi e l'avvio di nuovi cantieri edili. Entrambi i dati, come potete vedere, sono previsti leggermente in contrazione rispetto all'ultima rilevazione. Da segnalare inoltre alle 18.15 un intervento da parte del presidente della Fed, Ben Bernanke. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.